gente, abbiamo fatto 14 km circa da quando abbiamo finito di fare quella fantastica colazione che avete visto pochi secondi fa. Adesso siamo parcheggiati in Nanto, tipo, nel mezzo della campagna emiliana, ed è una cosa carina. Qui ci sono le strade da dove passano poche macchine. Non c'è troppo vento, ma tra poco dovremmo averlo a favore, quindi va bene. Ci mancano 21 km, una cosa del genere, e andiamo al supermercato a comprare il cibo. Oggi è una giornata ventosa, non nel senso che si appiccica alle cose. Ritorna con le borracce riempite. Mancano 9.1 km, dobbiamo andare in quella direzione e speriamo di sopravvivere. Dopo una tappa terrificante col vento che non era una volta contro, non so, due minuti contro, era sempre, tutte le sei ore contro, a 800 km all'ora, siamo arrivati in campeggio. Leo ha molto gentilmente montato la tenda perché io sono stupido e non sono capace, oltre ad avere dei capelli orribili. Questo intorno a me e a Leo è il campeggio, che è abbastanza carino, cioè in realtà non è niente di che, però ha uno spazio verde, ha la cosa per l'elettricità che dovrebbe essere questa qui, e alle docce, quindi possiamo farci anche la doccia. Questa è la quinta albicocca e non ho ancora mangiato una. Così si monta una tenda. Mentre Luca fa la doccia, vi faccio vedere come facciamo a ricaricare tutti i nostri apparecchi video e i cellulari. Questo è un affare che di solito si attacca ai camper e che permette di ricaricare tutta la macchina. Ma noi abbiamo comprato questo cavo che si collega e trasforma questa uscita stranissima in una normale da casa. Poi si converte in una ancora più normale da casa e poi ci sono due doppiatori. E qua si collega tutto, c'è un cellulare, una macchina, la batteria della sua macchina e la GoPro, che speriamo funzioni perché oggi non funzionava. È arrivata l'ora di cena. E in campeggio, ed è una cena per forza di cose molto spartana. Quindi abbiamo come primo piatto questi fusilli alla carbonara, pezzi di formaggio avanzati dal pranzo, due scatolette di tonno, pezzi di pane del pranzo, albicocche nuove che sono abbastanza buone e mezzo chilo di ciliegie che è rimasta al sole un po' fermentate, però andranno bene. Per chi non se ne fosse accorto, stiamo mangiando questa nostra cena tra molte virgolette su un tavolo avvolto nella plastica di una baracca abbandonata che è dietro a una roulotte che non vi faccio vedere per pietà, che è tutta qui chiusa in questa specie di gazebo senza copertura, e lì c'è la nostra tenda con tanto di bici. Ma in realtà sì, non dico che sia meglio di quella di mia madre, ciao mamma, ma beh, quasi. Oggi è cotta giusta, almeno. Sì, ieri era scotta. Sì, vabbè, forse il posto è magico, l'acqua bolle prima. Questa è la situazione in tenda. Ci sono soltanto 2 metri di spazio, infatti qui la tenda finisce e qui la tenda finisce. E questa è una tenda da uno, dove stiamo in due, di cui uno alto 1,90. Ecco. Però dai, insomma, potrebbe andare peggio. Quindi adesso si fa la nanna e domani sveglia presto. Sì.